c'è una testimone diretta che si chiama Imam Fadil, una bellissima ragazza marocchina di 27 anni, e questa dice di avere appreso che la fidanzata del premier, una montenegrina di nome Katarina, lo tiene sotto torchio, cioè la sorella maggiore di questa Katarina, è stato detto a Fadil da Emilio Fede, tiene sotto torchio il presidente. Sempre in questo lungo verbale rilasciato ad agosto c'è la storia di un ballerino cubano che tiene il telefonino in una maniera strana e sembra inquadrare quello che succede nella sala del Bunga Bunga, e poi ci sono le confidenze di un'altra di queste ragazze che frequentavano la festa che dice che secondo loro Ruby aveva delle foto o dei video dall'interno della casa di Silvio Berlusconi, quindi emerge un quadro davvero di ricattabilità pesante di Berlusconi da parte di queste ragazze. Noi abbiamo cercato di, come sempre, di risparmiare i particolari piccanti riportando solo quelli utili a capire il contesto. Devo dire che mi ha molto colpito questa immagine di queste ragazze che si travestono da suore, perché un saio nero con un velo e una croce rossa non è certo da croce rossina, che ad un certo punto si spogliano e continua il balletto. Credo che questi travestimenti a volte siano un po' troppo pesanti, mettiamola così, cioè immaginare dopo la barzelletta di Sacconi sulla suora, questa storia di queste ragazze vestite da suore, insomma, mi sembra un po' pesante.